questa patrone, io non ce l'ho questa roba. E dice anche il ponteggio si sta ballando un po', dice per questo io arrivo stanco a casa. E Iana, ti faccio una domanda. Noi ci siamo sentiti ieri, sì, perché Gigi venerdì, come tutti i giorni, è andato al lavoro. Sì. E tu a Luna lo hai chiamato? Io, lui mi chiamava tutti i giorni. Quando lui aveva la pausa, lui mi chiamava sempre, amore, vieni a mangiare. Però venerdì 10 settembre io sono uscita prima dal lavoro, ho visto che lui non mi chiama Luna, l'hanno chiamato io. E dico, amore, buon appetito. E lui mi ha detto, c'è ancora no, perché c'è ancora un po' di fare. E hanno sentito quando diceva Vasile, Vasile dice, fra un po' mangiamo, no? E Vasile era suo collega del lavoro, quale andava sempre, quando finisce l'orario del lavoro, tornava a casa insieme. E va bene, hanno detto, allora, buon appetito. E lui dice, tu che stai facendo? E dico, io torno a casa e ci vediamo stasera a casa. E queste sono le ultime parole quali hanno sentito da Gigi. Allora, Iana, io chiedo scusa ai nostri, sì, telespettatori, e i quali mi dicono che purtroppo non hanno sentito la prima parte iniziale dove ho spiegato perché stasera eravamo qui. Quindi gli amici da casa in televisione ci hanno visto, gli amici da Facebook e da internet non ci hanno visto. Allora, brevemente, io questa sera è un'edizione speciale, è la storia di una persona che non c'è più. Stiamo parlando di Gigi Monteanu, che il 9 agosto ha compiuto 50 anni e che in circostanze ad oggi sconosciute, se così vogliamo dire, Gigi non è più tra noi. E Gigi è stato ritrovato, poi ne parleremo più tardi, il 15, dopo oltre 5 giorni di ricerca, e quindi parliamo di una morte di un rumeno, ma ripeto, Gigi si poteva chiamare anche Paolo, si poteva chiamare anche Samir, sì, si poteva chiamare in qualsiasi nome, è sempre una persona che è sparita, sempre una persona che è morta. Noi in questo momento usiamo un termine un po' così perché c'è un'indagine in corso, quindi stasera tanti useremo dei nomi e non daremo altre informazioni perché c'è un'indagine in corso, però Iana, che è la persona che è stata vicino a Gigi perché era la sua compagna, è voluta venire questa sera qua per testimoniare la sua voglia di sapere la verità, la sua voglia di capire che cosa è successo e soprattutto perché non si può morire a 50 anni in circostanze sconosciute. Poi per chi ci seguirà stasera, Iana ha cominciato a fare una presentazione di Gigi e adesso entriamo in quello che è il dettaglio di questi, io li chiamerei 5 giorni di inferno. E vi racconto un po' quello che Iana, 6 giorni, che Iana mi ha raccontato. E io vorrei scandire giorno per giorno, e chi ci ascolta da casa, ascoltate bene quello che vi sto per dire, perché io, guardate, mi viene la pelle d'oca perché non posso credere a quello che è successo. Grossa incomprensione tra le forze dell'ordine, grosso disordine, e Gigi forse poteva essere pure salvato, non lo sappiamo. Però se andiamo. Aveva il casco oppure la cintura, io penso. Magari aveva un piede rotto, un mano, qualcosa, però era in vita. Comunque, veniamo ai dettagli. Iana, venerdì, Gigi va come tutti i giorni al lavoro. Gigi ha iniziato a lavorare in questo cantiere il 1° di settembre, quindi sono passati appena 15 giorni. Vorrei dire che Gigi ancora non ha preso ancora neanche un euro su questo cantiere. Niente, no. E Gigi lavorava a nero in questo cantiere, quindi Gigi purtroppo non era in regola. Però questa è una cosa che poi affronteremo più avanti. Iana, venerdì alle 13 si sente con Gigi per sapere giustamente quando si è una coppia, insomma, ci si sente, come stai, cosa fai. Chiami Gigi, Gigi ti dice vado a mangiare dopo, devo finire un lavoro. Sì. E quindi tu alle 13, quindi ricordatevi bene, venerdì 10 settembre alle ore 13, Gigi scompare dai radar. Gigi? No, Gigi ancora era alle 13, perché io quando hanno chiamato Gigi. Però diciamo l'ultima, sì, volta che tu hai sentito Gigi è stato. È stato ore 13, 13 un quarto così.
Però dopo ha sentito che l'ha chiamato anche una cugina verso le due. Però io l'ultima volta... E la cugina alle due ha parlato con Gigi? Sì. Ok. Sì. Le 14 ancora... Ancora sì, era... E io questa hanno parlato, dico va bene, ci vediamo stasera a casa. E invece Gigi non è venuto mai. E Gigi in 15 anni non mi ha mancato mai la notte da casa. Anche se rimaneva un po' tardi, mi chiamava sempre, mi diceva guarda amore, io adesso faccio un po' più tardi, però noi eravamo sempre in contatto uno con l'altro. Allora Gigi, quindi alle 13, diciamo alle 14, l'ultima, diciamo, l'ultima telefonata con Gigi, e venerdì pomeriggio tu non ti preoccupi perché comunque perché lui è ancora al lavoro, doveva ritornare a casa. Attenzione, seguiamo bene quello che sto dicendo. Sì. Gigi va tutti i giorni in questo cantiere con un'altra persona, quindi attenzione perché stasera stiamo costruendo dei tasselli. Gigi va a lavorare tutti i giorni con un altro suo amico di lavoro che si incontrano sulla metropolitana. La metropolitana è la metropolitana che parte da Pantano, quindi è la metropolitana, diciamo, per andare dove lavoravano, che era località Giardinetti. Gigi si incontra tutte le mattine con un suo amico di lavoro che si chiama Vasile. Sì. Attenzione, anche questo nome è importante perché anche Vasile... non ne abbiamo più notizia, non sappiamo più anche non Vasile. Non conosciamo un numero di telefono, non conosciamo niente, però Gigi sempre mi parlava di Vasile perché mi diceva guarda amore, non ti chiamo quando esco da lavoro perché vengo insieme con Vasile, facciamo la stessa strada, io scendo a Borghesiana, Vasile scende a Pantano e loro venivano insieme. Quando Gigi scendeva Borghesiana mi chiamava sempre al telefono, dice guarda amore, ti serve qualcosa da supermercato, così, dice, io stavo arrivando a casa. E venerdì non mi ha chiamato mai, non ha sentito niente di Gigi, però io numero di Vasile non ce l'ho. Se Vasile mi sente, Vasile, io ho sentito chiedo, le notizie che ci ha dato Iana e tutto quello che, se tu sai qualcosa, forse è giusto che tu, anche per dare una pace a Gigi, forse è meglio che ti faccia avanti, ti fai sentire, chiami Iana oppure vai al commissariato di polizia di Roma Casilino, vai anche ai carabinieri dove Iana è andata a dire quello che tu sai, anche perché, ripeto, è una situazione ancora ad oggi in grossa diciamo elaborazione, se così vogliamo dire. Però andiamo avanti, attenzione perché siamo a venerdì. Gigi alle 14 sparisce e Gigi tutto venerdì non si sente, però diciamo che siamo in quella tranquillità che può capitare in una famiglia. Gigi si può essere fermato con un amico a bere un aperitivo, Gigi può essere andato a comprare qualcosa, insomma siamo ancora nella normalità. Sì. Gigi però la sera non torna a casa. No. Io sabato mattina sono andata a lavoro tranquilla, dico può darsi è rimasto da sua sorella, può darsi con un amico, che ne so. Però dico sabato lui deve andare a lavoro. E dico va bene, sabato lui alle 3:30 finisce il lavoro, dico diciamo verso 4:30 arriva a casa. Invece Gigi anche sabato non è venuto, io l'ho chiamato a telefono. E squillava il però, telefono, attenzione, il telefono squillava quindi... però lui non mi ha risposto ancora, erano preoccupata, però dico ormai devi venire stasera, può darsi è stato con qualcuno, con un amico. E anche sabato non è venuto a casa. Sono passate 24 ore e di Gigi non si sa non più si niente sa niente. La mattina sono andata all'ospitale a Casilina a pronto soccorso per chiedere notizie, vediamo qualcuno lo sa qualcosa, è arrivato all'ospitale, invece non era. E... ha detto che è più vicino da Giardinetti, dico Casilina, e loro mi ha detto è meglio di andare a Carabinieri. Quindi sabato tu fai questa ricerca in ospedale che non ti porta... No, domenica mattina. Da nessuna parte. Tu mi hai riferito che comunque domenica mattina
che era già 12 di settembre, alle ore 18 tu chiami il 112. Sì, perché la mattina sono stata a Carabinieri, a Torbella Monaca, era tutto chiuso. Anche Matto Gigi ancora squillava, ancora a telefono, fino alle 9 di mattina, quando si è spento il telefono, perché si è scaricato la batteria, era così. Sono andata a casa, non sapevo dove chiedo aiuto a qualcuno, non sapevo numero di Vasile, non sapevo numero di nessuno. E chiami il 112? Ha chiamato il 112 domenica sera alle 6 di sera. E ha raccontato che è successo, non lo trovo, dico da venerdì è sparito così. Loro mi hanno chiesto dettagli, come Gigi, come alto, grosso, tutto così. Ha detto va bene signora, noi lo cerchiamo e vediamo. Attenzione, Gigi è sparito da venerdì, siamo a domenica. Parte, io uso il termine parte perché poi alla fine effettivamente non parte niente, parte la macchina della polizia, quindi delle forze dell'ordine. Iana chiama il 112, dà una dichiarazione di come è fatto Gigi, insomma, Gigi non si trova e il 112 gli dice che se ha qualche notizia gli farà sapere, sì. Però anche domenica, passa tutta domenica e Gigi non c'è. Gigi non c'è. Lunedì mattina, verso le 10, mezza così, mi chiama Carabinieri e mi dice signora, c'è notizie di Gigi? Dico no. Però dice, noi abbiamo provato a telefonare, però il telefono era spento e non posso localizzare dove è Gigi. Hanno detto certo, è spento perché domenica mattina avrei spento. Provato tante volte anche tante te, volte avete provato in tanti. Ho telefonato disperatamente e così. E ha detto mi dai ancora il numero di Gigi, vediamo se non ha sbagliato. Era lo stesso numero e ha detto signora noi lo stiamo cercando. Attenzione, e niente. Venerdì, ripeto, voglio andare perché sono dei giorni interminabili e sono troppi giorni. Venerdì Gigi sparisce, domenica chiama il 112, lunedì il 112 richiama Iana e gli chiede se ha notizie di Gigi, ma di Gigi ancora non si sa niente. No. Gigi lavorava in un cantiere, il cantiere per nota di cronaca è stato aperto anche sabato, hanno lavorato, lunedì hanno lavorato, ma Gigi non si trova. Non si trova. Martedì? Quindi passa ancora un altro giorno? No, no, facciamo così, lunedì sera, sì. Finalmente piano piano hanno trovato il numero di Stefano, amico quale è mandato al lavoro, e hanno chiesto il numero di datore di lavoro. Stefano mi ha dato il numero di datore di lavoro, io lunedì sera, sempre verso alle 5 di sera, hanno chiamato datore di lavoro. Per tante volte non mi ha risposto, dopo mi ha mandato un messaggio al datore del lavoro, ti chiamo io. Lui mi ha chiamato più tardi e gli ha detto io sono compagna di Gigi, Gigi da venerdì non è venuto a casa, non lo so che succede, dove trovo Gigi. Lei lo sai qualcosa, dimmi, è uscito prima dal lavoro. Dice no signora, è uscito alle 4 mesa come esce normale, come orario. E dice sabato mattina io ho aspettato Gigi di venire al lavoro, l'hanno chiamato sul telefono, non mi ha risposto. E dice anche stamattina, perché io lunedì sera ho chiamato datore di lavoro, e dice anche oggi stamattina hanno cercato Gigi al telefono, però il telefono era spento. Però dico giustamente perché io ho chiamato disperatamente, si è finito la batteria, si è scaricato. E hanno detto per favore signor Enzo, così si chiama datore di lavoro, per favore mi dai il numero di Vasile perché io a luna quando ho chiamato Gigi parlavo con Vasile quando prende pausa così per mangiare, e io sapevo che sono insieme al lavoro. E loro andavano insieme a casa. E dico, mi dai il numero di Vasile, così io
vedo dove l'ha lasciato Vasile. E il datore di lavoro mi ha detto: signora, purtroppo io non c'è il numero di Vasile. Hanno detto: è possibile un datore di lavoro di non avere il numero di operaio? Va bene, dice, io stasera stavo cercando il numero di Vasile, di qualcuno collega, e te lo mando. Hanno detto: per favore, anche se anche è tardi della notte, mandami questo numero perché io non dormo, io sono disperata. E ha detto: se io non lo trovo stasera, domani mattina, dice, Vasile viene a lavorare e io chiedo il numero e te lo mando. Attenzione. Attenzione, perché sono passati io ancora ho fatto un'altra domanda al datore del lavoro. Dico: signore, per favore, dimmi, Gigi non aveva un soldo da lui. Ti ha chiesto qualche soldo così? Un anticipo. Anticipo, oppure che ha lavorato per 10 giorni. Ti ha chiesto soldi, hai dato soldi. Così penso, è andato in paese, d'altra parte, se aveva soldi. Ha detto: no, non è andato soldi, non mi ha chiesto niente. Attenzione, allora. Attenzione, perché patrone di lavoro non mi ha chiamato mai. Anche in giornata di oggi non mi ha chiamato per dire: signora, mi diceva che è preoccupato pure lui. Ma come era preoccupato? Perché non mi ha chiamato magari oggi? Per dire magari condolenze, magari dice: signora, mi dispiace, per dire il numero di Vasile, non mi ha detto niente, non si è fatto sentire niente, patrone di lavoro. Allora, ripeto, venerdì, io voglio ripartire sempre da venerdì, venerdì sì. Alle ore 14 Gigi sparisce, non risponde più al telefono. Gigi, sappiamo e siamo sicuri che Gigi si trova in cantiere, zona Giardinetti, e si dovrebbe trovare anche con Vasile, perché Vasile è andato a lavorare con Gigi. Passa domenica, passa sabato, cantiere aperto, Gigi non si trova. Non si trova, nessuno lo cerca. Domenica, no. Lunedì si attiva tutta questa procedura, i carabinieri chiamano Iana e via dicendo, il datore di lavoro, e qui già c'è la prima incongruità, un datore di lavoro che non si crea il problema di capire perché il suo dipendente a nero, attenzione, a nero, questa è una cosa sì. A mio avviso molto importante che anche le autorità che stanno facendo l'indagine devono approfondire, e non si preoccupa che fine ha fatto Gigi non si trova, il datore di lavoro non ha il numero di telefono neanche di Vasile, dell'amico di Gigi che lavora in cantiere, quindi un cantiere dove non si conoscono i numeri di telefono, non si conoscono i nomi delle persone, cioè già questa è una cosa molto, a mio avviso, molto strana. Però andiamo avanti, siamo a martedì mattina, sono andata al lavoro, però io come era sempre agitata, non sapevo niente di Gigi. Alle 8 mesa di mattina ti chiamano i carabinieri. Hanno chiamato io. Tu hai chiamato il 112. Io ho chiamato ancora 112. E mi risponde un signore, mi ha raccontato che è successo. Dice: signora, purtroppo mi dispiace, non è compito nostro. Dico: ma scusa, è 112, noi perché chiamiamo 112? Per aiuto, no? E quando io domenica sera ho chiamato 112, loro hanno detto che mi dà una mano, sono stati bravi perché mi ha chiamato pure lunedì mattina loro, hanno visto che si preoccupa di questo caso. E lei come mi dice che non è compito vostro? E dice: vai a fare la denuncia, così. Allora, anche qui subentra un'altra, diciamo, un altro tarlo, un altro buco di questa storia. Iana chiama il 112, il 112 prende le generalità di Gigi, il giorno dopo chiamano Iana per sapere se ha notizie di Gigi, il giorno dopo chiama il 112 e non sanno più nulla della denuncia che ha fatto Iana per telefono. Sì. Andiamo avanti, martedì sera ricevi una telefonata molto importante. Mi chiama Stefano e mi dice: signora, per favore, vai direttamente domani a Carabinieri e chiedi di accompagnarti a posto di lavoro, perché se è successo qualcosa a Gigi al lavoro, non cercate Gigi d'altra parte, perché Gigi è al lavoro. E dice: tu
ti fa compagnia un carabiniere a lavoro, però non chiama datore di lavoro. Prima arrivate voi, tu con un carabiniere, e dopo chiama signore Enzo, datore di lavoro, perché è un po' furbo quella, dice. Ok. Mi ha detto così. Quindi Iana riceve questa telefonata martedì sera, diciamo quasi di allarme. No? Iana, sì. Vai in cantiere perché Gigi da lì non è uscito. È successo qualcosa a lavoro, mi ha detto. Mercoledì? Mercoledì a luna sono andata... E qui scoppia un'altra a carabinieri. Storia veramente da circo, direi poco. E Iana mercoledì alle ore 13.06 si reca, dopo ben 4 giorni, si reca perché il 112 prima gli dice che stanno cercando Gigi, poi dicono il giorno dopo che non hanno la sua denuncia, si reca ai carabinieri, precisamente alla stazione carabinieri di Tor Vergata di Roma e depone una denuncia di scomparsa di Gigi. Viene depositata questa denuncia, Iana viene interrogata, viene redatto un verbale e teoricamente Iana mette nero su bianco la richiesta di cercare Gigi. Ma anche mercoledì alle 13.06 i carabinieri prendono questa denuncia, Iana esce dai carabinieri, dopo quanto tempo sei stata... Mi hai detto quasi un'ora e mezza. Un'ora e mezza, così sono stata. Per aspettare. Perché loro era impegnato. Mi hanno detto che è compito loro, non può venire con me a lavoro per fare questa, è compito loro. E diciamo che Iana fa questa denuncia. Attenzione, alle ore 18 e alle ore 15.30, quindi dopo poco tempo, diciamo 40 minuti, quando io sono uscito da carabinieri. Che Iana esce dai carabinieri, attenzione. Io ho preso l'autobus per andare al lavoro, dico non vado a casa perché sono da sola, mi serve pure il lavoro, così. Quando sono salita sull'autobus e mi ha chiamato... Ti ha chiamato la questura. La questura, però io pensavo che sono sempre carabinieri. E mi ha fatto domanda dove sono, e le hanno detto sono sull'autobus, così. E io hanno detto dimmi, c'è qualcosa, notizie di Gigi, è vivo, morto, così. Mi ha detto signora, purtroppo qualcosa c'è, però hanno detto va bene, io adesso mi fermo, esco dall'autobus, dimmi dove vengo, dove venire. Dice no, aspettami dove sei. Ti veniamo a prendere noi. Ti prendiamo noi. Quindi arriva una pattuglia del 113, ti prende e ti porta al commissariato Casilino. Sì. Ti fanno aspettare lì un po' perché naturalmente ti vedono nervosa. Distrutta, pengevo, eram tutta così. Attenzione, siamo a mercoledì. Mi ha lasciato un po' di tranquillizzare e io dopo ho pensato che mi devo autocontrollare perché così non finisco di avere notizie. Quando loro mi hanno visto mi hanno tranquillizzato, mi ha chiamato dentro e dopo sul telefono mi ha fatto vedere la carta di identità di Gigi e mi ha detto questa è lui, hanno detto sì. E dice purtroppo signora mi dispiace tanto, una brutta notizia, Gigi non c'è più, Gigi è morto. Quindi dopo 5 giorni, dopo sei giorni Roma, su Roma con denunce, chiamate al 112, Gigi viene ritrovato all'interno di un piccolo giardino di proprietà privata. Il giardino è comunque prospiciente, quindi attaccato al ponteggio dove Gigi lavorava. Quindi Gigi non è mai uscito da là. Gigi viene ritrovato con gli abiti da lavoro, quindi Gigi non è mai uscito dal cantiere. E Gigi viene trasportato all'ospedale di Tor Vergata, dove viene messo a disposizione delle autorità di polizia giudiziaria per capire cosa è successo. Intanto il cantiere non viene sequestrato, quindi si continua a lavorare tranquillamente, si continua quindi a toccare anche zone dove comunque potrebbe essere successo di tutto e di più. Vasile non si trova, il datore di lavoro non si trova, almeno non si fa vivo con lei. Si fa vivo. Sicuramente la polizia starà svolgendo e avrà svolto delle indagini.
E la cosa più assurda che dopo 2 giorni che è stato trovato Gigi, Iana viene chiamata dai carabinieri di Tor Vergata, dove gli chiedono se Gigi è ancora ritornato a casa. Siamo nel 2021, Gigi è stato ritrovato sicuramente su segnalazione di una chiamata al 112 dalla polizia, e i carabinieri dopo tre giorni dalla denuncia di Iana e dopo 8 giorni dalla scomparsa di Gigi, chiamano a Iana e gli chiedono se sa con notizie di Gigi. A quel punto Iana dice ai carabinieri: Gigi è morto. E i carabinieri chiedono a Iana di andare in stazione per fare un'ulteriore denuncia, per dire quello che effettivamente è successo. Allora, io non voglio entrare in merito a quello che è credo che mi si sia scaricato, ecco, forse le batterie, ecco. Io non voglio entrare in merito a quello che è tutta la regolamentazione di contatti e correlazione tra polizia, guardia di finanza, pompieri, vigili del fuoco e carabinieri. Il fatto sa che Gigi viene ritrovato il 15, il 18 ancora i carabinieri chiamano Iana per sapere se sa notizie di Gigi. Questo è il primo grosso buco, a mio avviso, di questa storia agghiacciante. Il problema è che Gigi oggi viene ridata la salma di Gigi, viene ridata alla famiglia, e nel verbale che abbiamo visto oggi c'è scritto che Gigi, secondo quello che c'è scritto là sopra, è morto di un infarto. Certo, morire di infarto con i vestiti da lavoro. E sotto in un giardinetto attaccato ai ponteggi dove sta lavorando, e Vasile sparisce, Fani dice a Iana vai al cantiere, e il datore di lavoro non si fa vivo, e ci sono troppe cose che non tornano. E Gigi era forte, non è stato male mai. Non avevo problemi di salute, solo con orecchio avevo, però di cuore e di altre cose mai. Noi questa sera abbiamo voluto, Iana mi ha detto: io non voglio un risarcimento, io non voglio fare una causa per avere dei soldi, io voglio che venga fatta giustizia, venga fatta chiarezza, la verità. Perché non mi ha detto nessuno niente? 6 giorni io ero disperata. Io faccio un appello ancora, parlo in rumena. Soția lui Vasile, putea să întâmple lui Vasile lucrul ăsta. Sau poate să se întâmple, că nu se știe niciodată. Să pună în situația mea, dacă știe ceva să mă anunțe, o rog frumos din tot sufletul, să facă ceva să mă anunțe. Suntem români, trebuie să ne ajutăm. Vasile îl ajută patronul acum, dar când nu mai are nevoie patronul de el, îl aruncă, pentru că suntem români. Din tot sufletul o rog pe Vasile sau soția lui, dacă știe ceva, să mă anunțe. Vasile, meglio di no, sì. Perché sul Facebook, però chi vuole può trovare Iana, la può trovare su Facebook. Io vorrei dire questo, lo dico anche in italiano, se qualcuno vuole chiamare adesso in diretta può chiamare qui da noi allo 06 45 77 7320. Però quello che io voglio dire, chiedo alla regia di darmi il primo piano, quello che io voglio dire è: Vasile, è morta una persona, tu sei sparito, quindi tu qualcosa sai. Adesso ripeto, lei ha detto siamo romani, ma potevamo essere anche italiani, potevamo essere anche del Bangladesh, o potevamo essere anche americani. Sì, però è morta una persona, Vasile. Chiama Ioana, perché tu il numero di Ioana lo puoi trovare. Fatti vivo con Ioana, cerca di Gianna. Cerca di parlare con Gianna, quantomeno per capire anche se sai qualcosa di quello che è successo. Naturalmente le forze dell'ordine, c'è un'indagine aperta, e comunque Vasile, in un modo o in un altro ti troveranno. Lo troverò. Però una cosa che ti trovano loro è una cosa che tu spontaneamente vai a fare una dichiarazione.
ti ripeto, sicuramente visto che sei sparito dal cantiere, potrebbe anche essere che sei stato minacciato, ti è stato chiesto di allontanarti dal cantiere perché forse anche tu sei a nero, però ricordate che se non denunciate purtroppo non si saprà mai la verità. Quindi ripeto, la legge poi in Italia purtroppo è lenta e quando arriva spesso è anche troppo tardi. E, ripeto, se qualcuno sa, parli, perché è giusto che si faccia luce su Gigi, ripeto, Gigi Monteano, che lo vedete adesso in immagine, che ha compiuto 50 anni il 9 agosto di quest'anno. E Gianna, e voi adesso prenderete Gigi e lo riporterete in Romania? Sì, sì, speriamo che venerdì vediamo ancora quando decide loro, però questi giorni deve fare qualcosa, vediamo. Io vorrei lanciare questa sera un appello, e l'ho lanciato tante volte, purtroppo anche nel settore giornalistico in Italia vedo che c'è grossa concorrenza e grossa invidia tra testate giornalistiche. Io stasera mando un messaggio ai colleghi della carta stampata, delle notizie online, che questa notizia che io stasera ho rappresentato venga da voi amplificata come un tam-tam, perché di Gigi ce ne sono troppi e siamo stanchi che accadono ogni giorno storie come Gigi. La cosa più brutta di Gigi è che noi di Gigi oggi non sappiamo la verità, non sappiamo se Gigi veramente è morto di infarto, non sappiamo se Gigi è cascato da un ponteggio, non sappiamo se Gigi è scivolato per terra, non sappiamo queste notizie. Ecco perché ripeto, se qualcuno sa qualcosa, si faccia vivo, quantomeno per dare una degna sepoltura a Gigi. Però loro mi hanno detto che è caduto alto, di troppo alto, dietro il ponteggio. C'è da spiegare, ecco, c'è da spiegare questa cosa. Detto, c'è da spiegare questa cosa. E chi è? Ah, allora un attimo che abbiamo una telefonata in diretta, penso del nostro amico sindacalista Radu Nicolae. Vediamo se... Pronto? Pronto? Pronto Radu, ci senti? Pronto Radu? Radu? Pronto? No, Radu non... Ah, un attimo, vediamo un po'. Pronto Radu, ci senti? Allora, in primis vorrei mandare condoleanze alla signora. Grazie. Vorrei fare una domanda. Come sanno loro che il signor Gigi è morto per un infarto al novato all'autopsia? Radu, ti rispondo io. Sì, noi oggi abbiamo visto i documenti. C'è un'autopsia fatta a Roma. Questa autopsia, ancora da quello che abbiamo letto dalle carte, risulta che è stata effettuata, ma ancora oggi non è stata consegnata definitivamente. Però dalle notizie che abbiamo letto sull'autopsia e dal primo referto, risulta che Gigi è morto di arresto cardiaco acuto. Questo è quello che abbiamo letto nel verbale. Poi sappiamo comunque che l'indagine è ancora aperta, però ripeto, morire in un cantiere di infarto acuto, cascare da un ponteggio, insomma, mi pare un po' una cosa... Non lo so, Radu, tu hai sempre seguito queste situazioni, forse ci puoi dare qualche notizia in più anche per capire... Dal mio punto di vista credo che la signora farebbe bene a prendere lei un medico legale a fare di nuovo, costerà un po'. Ma così hanno pensato pure io. E Radu, il problema è questo. Però... qua. Io mi sono permesso, io non sono né un criminologo e né un avvocato. E Gianna ieri mi ha mandato tutti i documenti, io li ho guardati attentamente. Purtroppo lei, quando gli è stato riconsegnato tutto il
materiale di Gigi in questura, quindi quando gli hanno fatto il verbale di riconsegna dello zaino e di tutto quanto, io ho visto che su questo documento sono state barrate due crocette dove la parte che è stata coinvolta, quindi Gianna, lì c'è una crocetta che lei ha detto che non ha messo lei, è stata messa dal commissariato, rinunciava al medico legale e rinunciava anche a partecipare all'autopsia. Quindi questo documento purtroppo è stato firmato lì, Gianna in quel momento non aveva un avvocato, quindi è andata lì, giustamente uno va lì perché viene chiamato, non penserà mai che la persona che sta cercando da 5 giorni è morta, e quindi effettivamente forse l'effetto sorpresa. Io poi ripeto, non capita tutti i giorni di vedere queste carte, perché io già quando ho letto queste notizie mi veniva già i brividi leggere la consegna dei zaini, cioè una cosa molto molto che non auguro assolutamente a nessuno. Il fatto sta che Gianna è una persona molto forte, perché stasera è venuta qua, però io vorrei che questa cosa, Radu, tu mi devi aiutare, perché tu sei uno che sei sempre sul pezzo e sei sempre attento alle problematiche sui posti di lavoro, di queste morti bianche. E io vorrei che questa cosa non finisca qua, che anche altri giornali, ripeto, si facciano avanti, lasciano stare le invidie, la notizia l'ho data prima io, la poteva dare prima quell'altro, l'ha data la tagliata, la poteva dare un altro giornale. L'importante è che si faccia luce su questa cosa. E soprattutto perché quello che ti posso promettere, io domani mattina parlerò con un avvocato a chiedere una consulenza, vediamo che si può fare, in caso male si può fare qualcosa in questo momento, tenendo loro conto del fatto che allora Gianna, la sorella di Gigi, aveva un amico di famiglia avvocato che diciamo oggi ha avuto la delega a portare avanti questa situazione. Però ripeto, io ho detto a Gianna, è una cosa a cui noi teniamo particolarmente, non per un indennizzo, ma per avere una chiarezza anche di quello che è successo, e anche perché oggi possiamo certificare con certezza che Gigi lavorava a nero. Quindi comunque Gigi era in un cantiere dove c'erano dei ponteggi, zona Giardinetti, quindi al centro, insomma, non è che siamo in mezzo alle campagne, certo. Un cantiere dove una persona è stata trovata morta e il cantiere non è stato sequestrato, si continua a lavorare, ci sono troppe incongruità. È rumeno e questo fa sì che stasera Gianna è qua, ma poteva esserci sopra anche sicuramente, come è successo tantissime volte, un italiano o un pakistano. Quindi io voglio che Gigi torni in Romania, ma che abbiamo la certezza di sapere veramente quello che è successo. La verità. Noi vogliamo la verità. Allora, a questo punto dobbiamo lasciare l'avvocato a farsi il suo lavoro, non possiamo intervenire noi, e dopo in base a quello troverà cerchiamo di andare avanti in altri modi. Ok, Radu, io ti ringrazio che mi hai chiamato. Questa cosa quale posso farlo in caso in quale abbiamo bisogno di portarlo in Romania, però non lo posso già portare adesso. Già su questo si sono organizzati, certo. E stanno aspettando le ultime, diciamo, anche perché c'è da dire che quando succedono queste cose la salma... Sì. Per partire è qualcosa di veramente apocalittico, passaporto per il morto, certificato, cioè veramente oltre al danno, come si dice, anche la beffa. Ecco perché, ripeto, io vorrei che questa sera, da questa trasmissione, domani mattina Gianna deve essere chiamata da tutti i giornali rumeni, io mi farò partecipe dei giornali italiani, ma questa notizia deve andare avanti, perché comunque io sui giornali italiani non ho letto nulla, ho digitato fino a un'ora fa Gigi Niente, Monteanu, no. Ho digitato incidente sul lavoro a Giardinetti il giorno che è stato ritrovato, non c'è nessuna notizia. Anche i miei amici ha cercato e non ha trovato nessuna notizia. Quindi è veramente una cosa assurda. Io comunque una domanda non retorica, ma l'ambasciata sa qualcosa di questa cosa? Ma l'ambasciata. Gigi, Gigi, Radu, ti dico la verità, io all'inizio ho pensato, però l'ambasciata come al solito ti dirà che non è di loro competenza, perché no, non è così, ce l'hanno hanno quei due attaccati con i problemi di lavoro.
quali si occupano di queste cose, e la signora può sicuramente parlare con loro. E un'altra cosa, quando qualcuno si prende il carico. Io domani mattina proverò a sentire anche l'ambasciata, sentirò l'ufficio stampa dell'ambasciata se ci può dare qualche notizia, anche se credo che finché non ci sarà la chiusura indagine da parte del PM non credo che insomma... No, fino alla fine del sequestro non possono fare niente. Non c'è nessun sequestro. No. Radu, la cosa assurda, non c'è nessun sequestro. Gigi è stato portato all'ospedale di Tor Vergata a disposizione delle autorità giudiziarie, è stata svolta un'autopsia, è stata accertata questa morte, c'è scritto che comunque il referto definitivo deve ancora essere consegnato, ma non è stato sequestrato alcun cantiere, non è stato ad oggi che noi sappiamo, non c'è nessun procedimento in corso nei confronti di nessuno. Quindi ripeto, rimaniamo basiti del fatto che comunque Gigi non l'hanno trovato morto in un giardinetto o l'hanno trovato morto su un autobus. Gigi l'hanno trovato morto nel giardino accanto al ponteggio dove lui lavorava ed è stato trovato con i vestiti di lavoro. Uno che esce dal cantiere non va a casa con i vestiti di lavoro, si cambia. Quindi Gigi no. Era al lavoro. Questo siamo sicuri. Allora, io ti manderò fra poco il numero di telefono dei attacciati con i problemi di lavoro dell'ambasciata, e così domani li metti in contatto con Grazie Radu, grazie, buona serata. Grazie. Buona grazie serata. Tanto. Grazie. Niente, io adesso sono le 21:45. Io veramente lascio qualche secondo ancora per gli ultimi veramente dettagli di quello che è successo, e poi ripeto, rivoglio lanciare ancora questo messaggio: cerchiamo di non far passare questa morte come una morte comune, perché non è una morte comune, non è una morte comune. Gigi non è morto di infarto in mezzo a una strada. No. Quindi Gigi era forte, Gigi non era malato. Io spero che la magistratura faccia il suo corso, anche se comunque forse ci dovrebbero chiarire le istituzioni italiane, perché la polizia con i carabinieri non si parla, perché ancora il 18 dopo 7 giorni e 3 giorni che Gigi è stato ritrovato, i carabinieri ancora chiamano Gianna per sapere se sa Gigi che fine ha fatto. Io cosa dire? Non devo fare questa trasmissione perché sapete benissimo che io in questi giorni sono preso da altre cose e per rispetto non avevo intenzione di andare in onda. Però l'ho fatto perché io Gigi non lo conosco, non lo conoscevo. Sì. Però Gigi già mi è diventato, tra parentesi, un amico. Ho visto delle foto di Facebook, la festa della donna insieme. E, come si dice a Roma, era un bravo ragazzo. Quindi cerchiamo che un bravo ragazzo non passi come il solito fesso che muore in un cantiere e non si saprà mai e non avrà mai giustizia. Io, Gianna, ti ringrazio per essere stato stasera con noi. Io vi ringrazio perché però se non era sicuramente voi, una cosa che sono disperata, non lo so, e chiede un aiuto. Vi ringrazio tanto e così spero qualcuno sente qualcosa, mi dice qualcosa, devi parlare qualcuno. Vi prego, ve lo dico per la centesima volta, ve l'ho detto sempre, bisogna denunciare, bisogna denunciare, bisogna denunciare. Io l'anno scorso, se vi ricordate, uscì lo scandalo in Sicilia dei rumeni che venivano trattati come in schiavitù. E l'ambasciata mandò giù una delegazione e effettivamente non risultava nessuna denuncia, e l'ambasciatore giustamente rispose: se non c'è nessuna denuncia io non posso fare niente. Quindi se avete e sapete qualcosa, denunciate, perché oggi è successo a Gigi, domani potrebbe succedere a voi, e non pensate che può andare sempre tutto bene. Ecco perché vi dico, anche per chi lavora a nero, capisco che c'è una situazione, però voi sappiate che i datori di lavoro si arricchiscono sempre di più dietro il vostro lavoro a nero, quindi prima di accettare un lavoro a nero, valutate anche, capisco la situazione è grave e c'è una grossa crisi,
però non è giusto neanche morire a 50 anni senza avere una giusta giustificazione. Io vi lascio, vi chiedo scusa se mi sono fatto un po' prendere, ma mi sono un po' emozionato perché ieri la prima cosa che ho fatto sono andato su Facebook, ho visto la sua foto e mi sono emozionato. Comunque io vi lascio, vi auguro una buona serata e niente, Gigi Drum Boom e spero che insomma nella tua terra nativa ti troverai meglio di dove sei stato. Ciao. Speriamo che facciamo la giustizia. Grazie a tutti e buonanotte e buona serata e viva Gigi e tutte le persone che muoiono sul lavoro. Buonanotte. Buonanotte, grazie.